È stata inaugurata a Rimini la 26esima edizione di Ecomondo, la fiera internazionale per la transizione ecologica. 26 sono le aziende pugliesi presenti all'appuntamento Green per proporre alcuni dei più interessanti progetti sostenibili. Dal riutilizzo dei rifiuti alle fonti rinnovabili, dalla tutela del suolo alle tecnologie della transizione. Per l'ex Ilva di Taranto, senza entrare nel merito di altre competenze, a che punto siamo? L'ex Ilva di Taranto va avanti il ragionamento, certamente lì c'è anche una trattativa interna tra la componente di proprietà pubblica e ArcelorMittal, però non, diciamo che l'obiettivo nostro è raggiungere la creazione di forni elettrici e automaticamente la decarbonizzazione più completa. E a questa vetrina internazionale orientata alla transizione ecologica non poteva mancare un'ampia rappresentanza da Taranto e Brindisi e di Confindustria in particolare. Bisogna far sì che la nostra, soprattutto la provincia di Taranto, prenda coscienza e consapevolezza che di questa opportunità e che naturalmente io voglio sempre mettere in evidenza che la maggior numero di aziende che lavorano sull'economia circolare sono appunto concentrate nella nostra provincia. Le nostre imprese hanno messo sul tavolo a Brindisi più di 5 miliardi di euro di investimenti. Potrebbero creare tanti posti di lavoro e soprattutto fare di Brindisi nuovamente una città sicuramente industriale, ma con una attenzione particolare all'ambiente, all'economia circolare.